Immaginate di trovarvi in un tunnel buio. Insomma, non proprio il luogo ideale per una festa divertente. Ecco, io ero lì con la playlist perfetta per un pianto da Oscar quando la vita mi ha presentato 7 porte, 3 a destra, 3 a sinistra e 1 in fondo. Un vero e proprio labirinto di casini da risolvere e scelte esistenziali. E proprio in quei momenti, quando servirebbe lucidità, il mio cervello che fa? Si mette in modalità psichiatria cronica. E gli ultimi 2 neuroni rimasti, anziché aiutarmi a trovare una soluzione, si litigano tra di loro. 2 geni. E mentre ero lì a chiedermi se la porta in fondo fosse un premio o una punizione, mi squilla il telefono. E un amico mi chiede: come stai? Io rispondo: bene, grazie, e tu come stai? Bene, grazie, e tu? Con un automatismo degno di un robottino contento. Ma contento de che? E poi, perché gli ho risposto bene se bene non è? Ma proprio in quel momento, dalla porta in fondo appare una donna. Sembra una di quelle attrici belle, eleganti, degli anni 50, a tratti cartunesca, tipo Jessica Rabbit. È meravigliosa, madonna, buona, madonna mia, forte, yuhu! Solo che tanto è bella, tanto è arrabbiata con me. Hai idea di quanto sia difficile gestire tutti i messaggi che mi mandi con la tua tristezza? Sei bellissima, pure arrabbiata. No, 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 figlio mio, guarda, sei completamente fuori strada. Io per te sono irraggiungibile, intangibile, inafferrabile. Per alcuni quasi non esisto, perché io sono la felicità. Ma tu, sposami allora, che io a te stavo cercando. Ti piacerebbe? Ma io i tipi come te neanche li guardo. Sono venuta solo per dirti di smetterla con tutta questa lagna, perché la tristezza è semplicemente la distanza tra te e ciò che desideri. Insomma, mi aveva praticamente rifiutato. Se ne stava per andare ed io ci sono rimasto male. Mi è scattato l'orgoglio pugliese. Ho detto: ah, mi snobba? E mo la provo a conquistare. Sono andato a prenderle un fiore. Con le mie nonne funziona sempre. Felicità, questo fiore è per te. È la margherita della mia autorealizzazione. Sai, io sono un attore, anche un imprenditore. Faccio i film, ho creato la mia azienda, fatturo. E sti c***o. Cioè, questo potrebbe essere molto interessante, ma a patto che tu mi dica perché hai scelto il tuo lavoro. Lo faresti se non avessi bisogno di soldi? Dimmi se ti senti davvero realizzato. Dimmi se la notte dormi sereno. Parlami di quando è stata l'ultima volta che hai mollato tutto per andare a vedere un tramonto. Parlami del tuo tempo libero, se ce l'hai, di quanto ti riesci a dedicare ai tuoi cari, alle tue passioni, se lo fai. Insomma, parlami della qualità della tua vita. Ma proprio in quel momento mi fa: beh, io vado. Allora ho pensato: mudù, forse non le piacciono le margherite, devo provare con un altro fiore. Felicità, aspetta qua, ecco per te il girasole della mia vera identità. Io sono molto sicuro di me, sia nella vita che nel lavoro sto forte, vado alla grande. Oddio, gli uomini che fingono di essere invulnerabili, che noia. Cosa per te ha veramente valore? Cosa ti sta limitando nel mostrare davvero chi sei e raggiungere ciò che desideri? Non mi immaginavo che fosse così pesante la felicità, no? Ma la immaginavo tipo una sempre contenta, leggera. Ma proprio in quel momento mi fa: Gianclaudio, adesso io vado per davvero. Felicità, ti prego, non te ne andare, io ho finito i fiori, ma posso provare a farti ridere. Lo fai già fin troppo con tutto quello che combini nella vita. Facciamo così. Adesso ti dono io dei fiori, i più preziosi. Ma te lo dico in anticipo, ti ci vorrà del tempo per comprendere il loro vero significato. Inizia così. Tu chiudi gli occhi e poi nel tempo vedrai. Neanche il tempo di riaprirli e lei era sparita. Mi aveva solo lasciato questi fiori ed un biglietto con su scritto: buon viaggio,
in molti momenti sto viaggio è stata una tragedia, perché di stare male stavo male pure prima, ma almeno prima soffrivo nella mia ignoranza. Ma con tutte queste domande la mia tristezza è anche consapevole. Per molti momenti ho provato a chiamarla, a cercarla la felicità. Volevo dirle: oh, ma dove sei che mi manchi? Ti cerco quando mi sveglio la mattina, quando vado a dormire la sera. Ti cerco quando guardo un tramonto. Ti cerco in un piatto di pasta a tavola, nella natura, nelle persone che incontro. Ti cerco addirittura quando ricevo una bella notizia, perché senza condividerla con te, tanto bella non è. Sì, ogni tanto lei a suo modo faceva qualche piccolo gesto nei miei confronti. Ad esempio, una mattina stavo bevendo un caffè, ho chiuso gli occhi e l'ho percepita in quella tazzina. Mi è sembrato che mi stesse abbracciando da dietro. E lì ho capito il significato della felicità nelle piccole cose. Madò, sto diventando pure io pesante come lei. Lo so, scusate. Però non vi nascondo che in molti momenti ho sentito un grande vuoto. Ma grazie a Dio c'era la musica che mi cullava. Ed in particolare una canzone, perché mi ricordava lei. Ma proprio quando avevo quasi completamente perso le speranze, lei si rifà viva. È come se niente fosse, esclama: non so se sono tornata per te o perché mi piacciono le canzoni che ascolti. Felicità che io apposta per te le ho messe. Quando l'ho vista, il cuore mio batteva all'impazzata. Avrei voluto dirle mille cose, ma temevo che sparisse come l'ultima volta. Quindi, veloce veloce, ho detto: grazie per tutto quello che mi hai insegnato su di me attraverso te. In tua assenza ho compreso il significato dei fiori che mi hai donato. Grazie alla margherita dell'autorealizzazione ho capito che non serve a niente conquistare il mondo intero se poi perdo l'anima mia. Quindi ho cambiato punto di vista. E anziché pensare di diventare milionario, mi rende molto più felice il contribuire al benessere degli altri ed il mantenere la mia vita in equilibrio. Giusto, felicità? Sì, vai avanti. Allora, con il girasole della vera identità ho scoperto che le bugie si autodifendono. Intendo che ogni bugia detta ne innesca un'altra catena per difendere quella precedente. E tutto questo nel tempo mi stava facendo vivere una vita completamente diversa da quella che desideravo. Con l'ortensia della libertà, anziché diventare matto cercando di domare il mondo esterno, ho capito che mi posso concentrare su me stesso. Quindi ora seguo le mie passioni, lavoro i miei progetti, faccio ciò che amo, perché noi non siamo nati per pagare le bollette, soddisfare gli altri e poi morire. Giusto? E poi mi ha insegnato forse la cosa più importante in assoluto, che i soldi senza dubbio sono rilevanti, ma anche se ogni cosa ha il suo prezzo, niente e nessuno potrà mai comprare la nostra libertà. Grazie al tulipano del benessere, invece, ora ogni giorno mi prendo cura del mio giardino interiore, formato da 4 piantine: mente, corpo, anima e spirito. Faccio molta attenzione a tutto ciò con cui le annaffio queste piantine, quindi cosa mangio, cosa guardo, cosa ascolto, cosa leggo, chi frequento, chi seguo online. Basta che anche una delle 4 piantine non sia curata e ne soffrono pure le altre. Ho capito che quelle sono amiche tra di loro. Felicità, ma che stai facendo? Perché ti stai spogliando? No, felicità, mi viene un ictus a me così. Anzi, 2 me ne vengono. Madonna, quanto sei bella. No, aspetta però, ho praticamente finito. Non mi fai perdere il filo. Aspetta un secondo, ho praticamente finito. Ero arrivato all'orchidea del cool pegno. L'unione di cultura, impegno e cool. L'equazione del successo. Ogni volta che ho un problema, trovo la soluzione in un libro o in un film. E soprattutto nei cartoni animati ho scovato l'essenza della vita, quella semplicità che appartiene ai bambini. Poi, in relazione al cool, beh, mio nonno dice sempre che il saper fare e l'impegnarsi sono fondamentali, ma serve pure un po' di cool per arrivare. L'altro mio nonno invece mi ha insegnato a scoprire la verità nel sapere, attraverso l'arte della curiosità e dello studio, elementi magici in grado di abbattere anche la cattiva sorte. Perché, come si suol dire,
aiutati che il ciel t'aiuta. Ed io credo in Dio, ma prima mi impegno io. Poi, il penultimo fiore, il ciliegio dei significati e del contributo. Mi ha fatto immaginare una di quelle scene dei film post-apocalittici in cui il protagonista, dopo la catastrofe, resta l'ultima persona sulla faccia della terra. A questo punto compare un pupazzetto malefico e dice: «Ehi, stupido uomo! Adesso cosa saresti disposto a darmi di tutto quello che prima custodivi gelosamente, pur di avere in cambio anche una sola persona con cui condividere tutto questo mondo ormai vuoto?» E certo, perché è giusto anche pensare a se stessi, in quanto se la teiera è vuota non si possono riempire le tazzine degli altri commensali. Ma allo stesso tempo noi esseri umani forse troviamo un vero senso nel contribuire, nel essere d'aiuto, nel condividere la nostra vita con gli altri. E poi l'ultimo fiore, il mio preferito ed il più importante, la rosa della felicità applicata. Mi ha insegnato che per realizzare i nostri sogni servono azioni chiare e concrete, guidate dal coraggio. È necessario oltrepassare il ponte sospeso tra la paura e la terra promessa, perché come mi ha insegnato un mio amico filosofo, è il tragitto oltre la paura che partorisce stelle danzanti. E poi, non dobbiamo mica essere perfetti. Non dobbiamo mica essere perfetti, non dobbiamo prenderci cura a annaffiare tutti e sette i fiori, tutti contemporaneamente, tutti mo. No, basta prendersi cura anche di un fiore per volta ed in men che ce ne accorgeremo, il nostro giardino sarà felice. Sarà un happy garden. Comunque, stare con te è stato meraviglioso. Sei stupenda tu, però io ho deciso di lasciarti andare, libera e felice, perché ho imparato che il miglior modo di amarti è prendersi cura di te senza tentare di possederti. A quel punto lei, quasi sorpresa, mi dice: «È raro che qualcuno mi voglia lasciare andare, però lo apprezzo molto, mi fai sentire libera, serena, compresa, e per questo io mi sto innamorando di te». Vabbè, avete capito, no? Abbiamo fatto l'amore. O meglio, è stata una rinascita all'amore. Gian Claudio, comunque, tutto bellissimo. Io adesso però vado, ma non ti preoccupare, io poi torno, anche perché tu non puoi saperlo, ma anch'io quando ero umana ero pugliese. E quindi i maschi li faccio rigare dritti. Giancla, con borsi tu buoni, Giancla. Vabbè, felicità. Vabbè, giuro che faccio il massimo. A presto allora, Ci conto. E allora, voi cosa siete disposti a fare per amore? Perché se è vero che ogni grande viaggio e ogni grande amore comincia da noi stessi, e se anche voi in questo momento vi trovate in un tunnel, beh, oggi è il giorno in cui qualcuno sta bussando alla vostra porta. E se questa meravigliosa donna, pugliese oltretutto, quasi quasi la lascerei entrare, con voi non faccio il geloso. E si sa che le storie d'amore non sono sempre rose e fiori, a proposito di fiori, però se qualcuno mi facesse la fatidica domanda: «Gian Claudio, ma ne è valsa la pena?» Io risponderei: «Beh, sì, ne è valsa la pena. Nonostante tutto, ne è valsa veramente la pena». Oh, amici miei, da quel momento in poi felicità non mi molla più. Vuole sempre stare con me. Si vuole fare le passeggiatine, le coccoline. Per l'amor di Dio, mi piace, tanto pure. Lei è la donna della mia vita. Però, per continuare a comprenderla sempre meglio, devo riconoscere che non esiste solo lei, non esiste solo la felicità, così come per lei non esisto solo io. E proprio per questo dobbiamo riconquistarci sempre, giorno per giorno, affinché il nostro amore non avrà mai
mai fine.